certo, vedere questi presepi qui a Cortenova di sera con questa brina che luccica, che crea questa atmosfera quasi magica, se vogliamo, che sospende il presepe fra la realtà e la fantasia, fra il voler stupire e il voler far per un momento pensare a cose importanti, alla natività, alla famiglia. Siamo con Santino. Senti Santino, ma non è la prima edizione di un cantone, un presepio, o sbaglio? No, questa è la settima edizione quest'anno, insieme all'edizione del concorso degli alberi di Natale, che invece è giunta alla terza edizione. È una manifestazione che è nata con la volontà di portare avanti qualcosa all'interno del nostro paese, per coinvolgere tutta la popolazione e portare anche a conoscenza della gente questa manifestazione che appunto svolgiamo qui, e ogni anno porta molte persone sia in visita che appunto all'opera. Hai detto molte persone all'opera, quanti presepi partecipano mediamente ad ogni edizione? Una trentina, penso, di più? No, sicuramente di più. Quest'anno, se voglio dare un dato, sono 33 presepi e 16 alberi. Comunque diciamo che indicativamente la media è sulla sessantina complessivo nelle varie edizioni. I partecipanti sono sempre quelli o c'è anche un certo rinnovo, diciamo, dei new entry? Ci sono gli irreducibili, come si dice, ma ogni anno si aggiunge sempre anche qualche new entry, come ha detto lei. Diciamo che c'è stata un po' la novità degli alberi 3 anni fa, e quindi grazie a questo abbiamo avuto qualche ingresso in più, perché ha differenziato il tutto e ha permesso di dare la creatività anche sotto l'aspetto degli alberi. L'albero è un altro momento di Natale, di festa. Ecco, parlando di festa, ne mette subito i bambini. Qual è la reazione dei più piccoli? Ma sicuramente anche i bambini girano parecchio a visitare tutte queste composizioni, queste creazioni che vengono fatte nel comune per questa manifestazione. Posso anche aggiungere che è stato allestito un albero in piazza, appunto addobbato proprio dai bambini delle scuole elementari. Grazie al loro contributo abbiamo realizzato questo albero illuminato e tutto, che dà una bella impressione al paese, e anche di collaborazione con le scuole, con i bambini appunto. Beh, ma so che il 7 c'è un appuntamento abbastanza importante. Esatto, il giorno 7 per la precisione, che è sabato, ci sarà, in questo caso è la prima edizione della Buffata. L'abbiamo chiamata così perché è una manifestazione che si svolge sempre intorno alla piazza del paese, qui in Comune di Cortenova, piazza Umberto I, e viene organizzata una degustazione di vin brûlé e di cibi, diciamo, neanche tipici, perché viene organizzato anche dai cannoli siciliani o dalla polenta e taragna, il cotechino con la polenta, ci sono varie tipologie di cibi. Formaggi sardi, esatto. E appunto, venendo il giorno 7, si ha la possibilità, con una spesa di, se posso dirlo, di 10 euro, viene fornita una tazza e una forchetta con la quale la persona può girare e assaggiare tutto quello che viene proposto dalla manifestazione. Una curiosità, la tazza cos'è, in legno o in ceramica? No, la tazza è da dire che anche questa viene riproposta da diversi anni ed è in ceramica, e ogni anno cambia colore, ma ha sempre lo stesso disegno, lo stesso richiamo per la manifestazione del comune. Ecco, ripetiamo bene gli orari da cui è possibile. Allora, sono il 7, sabato 7 gennaio, dalle 11:30 in avanti, dove tra l'altro poi a termine della manifestazione verranno premiati anche tutti i presepi e gli alberi di Natale che sono stati fatti in questa edizione. Ci sarà un'apposita giuria, penso. Sì, la giuria passava per i presepi in questi giorni, li valutava e tutto, come è già capitato in questi anni, e dalla sua valutazione. Ricordiamo che sono 3 tipi di presepi, sono tradizionale, paesaggistico e creativo. La giuria valuta tutti questi aspetti e assegna la sua valutazione, che poi verrà premiata in quella sede. Ecco, per l'anno venturo, già in programma qualcosa?
per l'anno 21 chiaramente non abbandoneremo la, ormai possiamo chiamarla tradizione, ci saranno ancora riproposti sia gli alberi di Natale che i presepi con i concorsi, e la buffata, in base a come andrà, ma io sicuramente sono fiducioso, verrà riproposta a sua volta insieme a tutte le altre manifestazioni che il Comune di Cortenova offre nel periodo natalizio. Esempio dietro la finestra, dietro queste sbarre, può sembrare quasi un voler per un momento chiuderlo, escluderlo, ma in realtà è dalla finestra che guarda il mondo e il mondo guarda il presepe. Diego, come hai avuto l'idea, come ti sei, diciamo così, messo in opera, in campo per fare questo presepio? Beh, il fatto che sia nella finestra è più che un'idea, una necessità, in quanto i posti disponibili sono pochi e grazie a altre persone che mi hanno prestato la finestra, il posto l'ho scelto in base a questo. Per come si è messo? Beh, passione fare cose in miniatura, passione anche fare presepe. Così si è creata l'idea di fare un presepe e partecipare al concorso. Per quanto riguarda il paesaggio, casette, eccetera, è tutto autocostruito? È tutto costruito a mano in un mese e mezzo, tutto costruito con polistirolo riciclato, ricoperto di gesso, poi dipinto a tempera, e la capanna è stata fatta riciclando una cassetta della frutta e elaborata a mano. Perciò impegno, passione e anche tanta fantasia. Ci si prova, sì. Qualcosina, sì. La notte.
bel presepe anche quest'anno, perché penso che ormai questa è la 7ª edizione. Hai già partecipato tutte? No, ne ho fatte, a parte la prima, questa è la 6ª per me, quindi ne ho fatte solo 6. L'anno scorso mi ricordo che c'era un presepe molto bello, anche quello dell'anno scorso. Quest'anno ci sono delle novità, vedo, anzi è totalmente cambiato. Una cosa che colpisce è la neve. Qual è il trucco? Il trucco è quest'anno ho voluto cambiare tutto, ho voluto fare la neve. L'anno scorso era un po' troppo pieno di case, quindi quest'anno ho voluto aprire un po' tutto lo spazio, meglio si notava di più. La neve, il trucco della neve, nel senso lo usiamo tutti i giorni, questa qua, quindi è polvere magica, polvere della lavatrice questa, quindi... Normalissima polvere della lavatrice. Sì. Fantasia, presepe, oltre ad essere un atto di fede, perché giustamente il presepe con la natività è un atto di fede, è un atto di amore, ma è anche un atto di fantasia. Il bello del presepe è che può liberare la fantasia di ognuno, sei d'accordo? Certissimo, nel senso... la fantasia, cioè arrivo a casa dal lavoro, dopo fino alle 11 di sera sono qua e la mia fantasia la si vede, nel senso la butto dentro tutta, cioè nel senso quello che ho in testa lo butto subito direttamente nel presepe. Ma da solo o c'è qualcun altro che aiuta? No, ovviamente mi viene dietro mio papà e mia mamma, dove si nota, mia mamma si nota dalle montagne con il gesso, quindi lei lo lavora benissimo, nel senso io gli imposto tutta l'impalcatura, dopo lei ci va dietro con il gesso. Mio papà mi aiuta a fare elettricità, quindi ovviamente cavi corrente, poi ovviamente le varie litigate serali col papà, perché... Uno dice A, l'altro B. Giustamente, sempre così, ma è normalissimo. Però alla fine il risultato C, che è molto bello. Certo, si vede, nel senso, il risultato poi... Le case autocostruite? Quello, le case le faccio tutte io, nel senso le faccio proprio con l'intonaco. Proprio è malta quella che si vede. Prima faccio il telaio, quest'anno ho voluto fare innovare proprio tutto, ho fatto il telaio con il polistirolo, quello che si vede dentro, e poi ho fatto tutto in tonaco. Ecco, le statue, per esempio le statue della Sacra Famiglia, della Maternità, sono molto belle. Dove sei andato a prenderle? Allora, io faccio le ricerche su internet. Queste sono toscane, sono queste sono tutte della Fontanini, si trovano proprio nei comuni negozi tipo G-Life o che cosa, nel senso comunque le cerco, vado in Brianza a cercarle, perché purtroppo in Valsassina i negozi ci sono pochissimi, anche nella provincia di Lecco proprio pochi, quindi le cerco, farle personalmente, nel senso so più o meno il presepe che voglio fare o vado a ricercarle, so cosa voglio fare. E c'è una cosa bella da notare, che tutte le statuine vecchie che avevo in casa, ho dovuto rivestirle tutte, perché avevo i piedi nudi o che cosa, o ero sbracciato, ho dovuto rivestirle io. Perciò ha fatto anche un bel lavoro di scenografia oltretutto, e a questo punto anche il costumista. Sì, se, nel senso, si vedono tutti i mammut, se avete notato, li ho filmato. Prima di tutto, Battaglia, dove siamo? Nella chiesa di? Del Piano, piccola frazione del comune di Cortenova. Ecco, questo presepe è stato realizzato all'interno della chiesa e la prima cosa che si nota, oltre diciamo all'uso tradizionale del muschio o teppa, non so se da voi si chiama teppa o cosa, il muschio prima di tutto, la località che vai, nome che trovi del muschio, vabbè, chiusa parentesi, ma stavano dicendo, oltre a quello, le statue che sono di cartapesta. Sì, esatto, sono statue di tradizione napoletana, praticamente comprate in lungo periodo da mio zio, poi da noi in particolare, e oltre ad avere un valore di bellezza esteriore hanno un valore affettivo, e da notare che ogni statua è fatta a mano, quindi non vi è un viso uguale a un altro.
soprattutto anche all'interno, diciamo, del presepe, questo particolare che, come dire, della varietà delle statue, crea tutta un'atmosfera particolare attorno alla Santa Famiglia. Sicuramente, perché avendo statuine comunque molto diverse fra di loro, comunque diverse anche di viso e tutto, creano un ambiente completamente, cioè creano realtà e non sembra pura finzione o pura staticità, ma creano quasi un movimento nel presepe stesso. Più o meno quanto tempo ci è voluto per costruire questo? Allora, io e mio padre abbiamo iniziato con l'impalcatura e tutto più o meno a metà novembre circa. Poi dopo varie evoluzioni, vari cambiamenti durante il tragitto della costruzione, siamo riusciti a ottenere questo risultato spostando un'attività prima da una parte poi dall'altra, e abbiamo trovato, insomma, ci sono dietro 45-50 giorni di lavoro. E naturalmente la soddisfazione penso che derivi soprattutto dal fatto di apprezzamenti da parte della gente. Beh, questo sicuramente, ormai sono tutti gli anni che abbiamo fatto questo concorso, abbiamo partecipato, abbiamo sempre ottenuto delle buone, come posso dire, commenti o comunque delle piccole dediche sempre molto carine su questo presepe, sia grazie alla come posso dire, all'estrosità di come lo montiamo, perché ogni anno viene montato in maniera diversa, e sia anche per il valore delle statue, per qualcuno che le riconosce, qualcuno che chiede ma qual è quella statua, ma cos'è di qua, perché in questo presepe sono presenti le due o tre figure praticamente che sono importanti nel presepe, o perlomeno che così mi hanno detto. Ad esempio in primo piano la donna col lenzuolo, che è in colori sicuramente sgargianti perché deve essere vista. Poi i due guerci con le monete, il dormiente, quello con la cornamusa, l'angelo, sono tutte comunque figure che sono fondamentali, perlomeno nella tradizione dei presepi sono fondamentali.